Buongiorno a tutti. Cerco Isaia. Isaia ce ne sta nella ricerca. Io cerco il capo. Vabbè, allora è facile. Il cerchio si stringe. Chi ha parlato? Io. Bene, bene, bene. Ha appena vinto un interrogatorio con un commissario di polizia. Io. Allora, questo è Isaia. Il profeta? Che c'entra il profeta? Il profeta Isaia, menzionato anche nella Bibbia, è uno dei più importanti. La morte. Lui, la morte, la vedevo come tizzone fumante. Non facciamo filosofia, per favore. Come se, scusate, perché deve fare filosofia? Anche io, se non immaginassi come costruire le giacche nella mia mente, come farei? Va bene. A parte il profeta. E a parte il profeta c'è Don Enrico. Don Enrico? Don Enrico Isaia. E che fa questo Don Enrico? Che fa questo Don Enrico? Me lo posso contare, conto la storia. Don Enrico Isaia ha aperto un negozio di tessuti per le più rinomate sartorie napoletane. Poi ha pensato bene di inserire a suo fianco un laboratorio con abili artigiani. E dove poteva trovare gli abili artigiani all'epoca? In un paese chiamato Casalnuovo, dove si trovavano concentrati tutti i sarti e calzolà. Ho capito. Dove posso trovare questo Don Enrico? Dove possiamo trovare una persona che ha aperto un negozio negli anni 20? Negli anni 20? Sì, negli anni 20. Vabbè, e adesso chi c'è? Enrico Isaia. Un altro? Sì, un altro. Senta, forse non le è chiaro che lei sta parlando con un commissario di polizia. Mi spiego meglio. Enrico Isaia è il figlio di Don Enrico Isaia. Sì, loro, che insieme ai fratelli Corrado e Rosario hanno portato avanti la storia. Mi raccomando, il primo che vede questo Enrico Isaia dà una voce agli altri. E chi l'ha visto mai, commissario? Scusate se vi ho interrotti, volevo solo un'informazione, poi potete tornare a fare il vostro lavoro. Tutto il tempo che volete. No, immagino che avrete da fare. Certo che ho da fare, ma per fare le cose buone ci vuole tempo. Sì, ma la giustizia ha fretta. Lo so, però la fretta è pericolosa. Permettete che se vi fermate un attimino vi faccio vedere quello che facciamo. Ecco, sono ferma. E allora si aspetta un attimo e io vi faccio vedere, ok? La nostra camicia è una camicia che è composta da 10 punti a centimetro lineare invece di 5. È tutta lavorata a mano artigianalmente. Per questo, prima di cucire i fianchi, si mette insieme il davanti, il dietro e poi insieme al davanti e indietro si mette la manica. Ho capito, ma io volevo solo un'informazione. Allora, vi faccio vedere bene, guardate sotto. Vedete qua, non è allineato. C'è un dislivello, come mai? Perché poiché il giro a manica è molto alto e per fare il giro a manica così alto c'è bisogno prima di cucire il busto, il corpo, la manica, poi viene inserita dentro e questo ha un effetto importante perché se voi vedete bene, guardate, quando infilate la camicia, la mettete addosso per capire quello che succede, deve avere proprio l'effetto che sotto qua deve stare bene. Senta, sotto il giro a manica. Io volevo parlare solamente di... proprio d'altro, guardi. Volete parlare di altro? Allora, per parlare di altro, dobbiamo fare la prova aereo. Guarda, è da qui che si vede che è una camicia industriale, perché fuoriesce dal pantalone. Per questo è che non è qualità. Commissario, noi perciò diciamo sparagna, non è mai guaragna. Come ben vedete, la camicia Isaia resta perfettamente a posto e aderente al corpo. Commissario, questa è una cosa fatta a mestiere. Buongiorno. Buongiorno. E questo che cos'è? È un casco. Un casco? Doppia protezione. San Gennaio, io casco. Si secca. Tonino, vero? Sì, Tonino e basta. Senta, Tonino, io volevo rivolgerle delle domande. Lei non mi ha detto la sua opinione sui miei sospetti.
sospetti. Io opinione non lo tengo, commissario. Se ne avessi, non farei quello che faccio. Ma lei esattamente cosa fa? Tutto quello che c'è stato a fare. Senta, Donino, parliamo chiaro. Lei davvero mi vuole far credere che non ci sia una crepa, un difetto in questa azienda? Sicuramente ci sarà. Mettimi che pure che ci sta. Il problema qual è? Il problema è che a lei non sembra strano che un'azienda familiare, per di più napoletana, abbia tutto questo successo. Sapete che le cappellate è strana, è un'opportunità. Pensate ai femmine, che gli là che tengono i difetti piacciono di più. Senta, Tonino, lei mi sta confermando che quindi c'è qualche debolezza. Un'avola. Cadinte, si molti diffuso lo Napoli. E in ogni partita, quando segna un'avola, perdiamo ogni pudore. Potevate dirlo subito che cercavate Don Enrico. La volete provare? Commissario, posso? No, ma come no? Provatela. Sentirete che differenza. Il taglio di Saia è creato con i metodi tradizionali sartoriali. Wow, un guanto! Spalla morbida e giacca avvitata. Oh, dottor, aspettate, che non è finita ancora. Eh già, arrivo ruffiano. Perché voi siete un tipo ruffiano. Ruffiano dello stilo. Ah, dello stilo. Dello Ve la possiamo stilo. Dare per un'ora? Signori, che mi hanno lasciato un'ora e mezza. Lo farò diventare un gentleman inglese, anzi, napoletano. Un'ora e mezza. Voi siete pazzi proprio. Signorini. Commissario, la giacca ha bisogno dello stilo per fissare linea e forma. Vabbè, come se avessimo fatto. Vabbè, commissario, è un po' tanto la giacca è perfetta. Veramente, per essere perfetta ha bisogno della prova della funicolare. Ci mancava solo la funicolare a noi. Commissario. Commissario, che stia a prova funicolare? Se la giacchetta è fatta buona... Giovino, non respingi! Scusatemi, signore. Se la giacchetta è fatta buona, resta a posto sua, guardate, è come un guanto. Scostuma, fa sentare il vocale, signore. Prego, signore, accomodatevi. Oh, grazie, buona vostra. Vabbè, ho capito, ma mica potete fare un vestito su misura uno per uno. E chi l'ha detto? Abbiamo creato un'app che ci permette di configurare l'abito sulle misure del cliente in qualsiasi parte del mondo. E arrivare a consegnare in qualsiasi parte del mondo nel rispetto dei tempi, perché per noi rispettare i tempi è rispettare il cliente. Spesso facciamo anche prima. Col servizio Spiedi Gonzales facciamo arrivare l'abito in 5 giorni ovunque. In 5 giorni? E come fa? Con l'app tutti vedono tutto, in diretta. Sentite, io avrei bisogno di vedere Enrico Isaia. Non c'è un'app per... Federico, possiamo entrare? C'è il commissario. Prego. Buongiorno, signor Isaia. Buongiorno. Sto con voi. Grazie. Finalmente ci conosciamo. Agente, avete mai visto un filo di frizione in una cravatta? E ve la faccio vedere, guardate. Signor Isaia, sarò diretta. Io sono una poliziotta e parto dai fatti. I fatti mi dicono questo. Vedete, questo non viene mai tagliato, questo filo, perché serve... a non far sfilare la cravatta e a farla spezzare quando uno la mette alla gola. Isaia è un'azienda di successo. Esporta in tutto il mondo merce di lusso. Siete puntualissimi. E poi, se guardate bene, se una volta che ho tirato la frizione, stendo la cravatta, guardate come sta, la cravatta è dritta. Oh, non gira, eh? No, è tagliata a 45 gradi. Avete servizi personalizzati per i vostri clienti. Insomma, un caso esemplare di Made in Italy. Direi Made in Napoli. Ah. E un'altra cosa ancora importante, che quando la cravatta viene indossata si lasciano sempre quei segnetti, diciamo, ammappucciati, ok? Avete sede a Napoli, più precisamente a Casalnuovo di Napoli. Sì, Casalnuovo perché Casalnuovo era il paese dei sarti, dove in ogni famiglia, da padre a figlio, si tramandavano l'arte della sartoria. Ammettiamo anche questo, ma...
Stiamo sempre parlando di una piccola azienda familiare che è divenuta modello di business internazionale e lei ne è il responsabile. Non solo io. Chi altri? C'è un altro fratello, Corrado, e poi c'è stato l'altro fratello ancora, Rosario, che non è più fra di noi. La cravatta viene girata, ok? Perché girando la cravatta la stiriamo manualmente. Non c'è più, non c'è bisogno dello stiro e del ferro da stiro, ma direttamente manualmente. Chi di voi è l'amministratore delegato? Nessuno di due. Con chi posso parlare? Può parlare con mio figlio, Gianluca. Ah, e dov'è Gianluca? Gianluca lo può trovare in aereo, perché lui ha residenza sugli aerei, quindi lo può trovare lì. Commissario? Sì. Perché non facciamo una bella perquisizione? Ma voi due da dove saltate fuori? Una perquisizione così perdiamo definitivamente il filo. È questo che c'ha da ridere adesso? No, perdere il filo dentro una sartoria, commissario, che colmo. Ha fatto abbattuto? Buongiorno, signor Isaia. Arrivederla, buongiorno. Prendi sto coso. E voi? Che state facendo? Ma la sola. E che l'ha fatta a mano? Chi è? Come ha un litro? Ma fa che sta là? Comunque sto cercando il capo. Io mo l'ho visto. Sta di là. Che sta succedendo? Che parla, la pedina. Bene, bene. Voi chi siete? Amministrazione. E finanza. Con le mani nel sacco, anzi, nella borsa. Che cosa c'è lì dentro? Certificazioni. Di bilancio. Sono di esercizio e consolidato, redatto da società di revisione internazionale. Come sa? Figura sospetta da quella parte. Guardate me, felici, contenti. Presto. Bravi. Che fanno? Una fotografia di famiglia. Ma c'è anche Gianluca. Certo. Signori, è la polizia. Tutti quelli che si chiamano Isaia si fermino qui. Che si chiama? Che ne sacci. Senta, Massimiliano, io non sono mica nata ieri. È chiarissimo che voi state usando dei messaggi in codice. Per esempio? Per esempio, quando parlate di pignatta, palloncino, barchetta, coda di topo, maccheroncello. Alessia! Pignatta. Palloncino, barchetta, code surce, e maccheroncello.
Lei è? Enrico Isaia. Un altro. Commissario, chi sia nome ammanorato? Sarebbe a dire? Sarebbe a dire che questo è il nome che ricorre nella nostra famiglia. Il nome del mio zio Enrico, il papà di Gianluca. Il nome del nonno, del padre del nonno. La nostra famiglia, la nostra azienda, è così. È un misto di antico e nuovo, di contemporaneo e di tradizione. D'altra parte, è anche la nostra città, già nel nome, Napoli, Neapolis. Una città di 3.000 anni, ma sempre nuova. Ho capito, ho capito. Senta, quando voi dite noi vogliamo tenere in mano... Scusi. Non è il caso. Quando voi dite noi vogliamo tenere in mano per tutto parte, questo che cosa vuol dire? La tradizione del malaffare napoletano? Ma assolutamente. Questo è semplicemente che ogni nostro prodotto, ogni nostra creatura deve uscire dalle mani sapienti dei nostri artigiani, dei nostri artisti, dei nostri sarti. Senta, io avrei bisogno di parlare con Gianluca Isaia. O anche di lui ce ne sono tanti. No, Gianluca Isaia è uno solo. Uno unico e inimitabile. Il problema è trovarlo. No, senta. Quello che è una residenza... Lo so, sull'aereo. Ma io ho paura dell'aereo. E che vi devo dire? Provate dalla sorella. Incantato dalla sua bellezza, per dimostrarle il suo coraggio, tagliò la testa di Medusa. Il sangue colò nel mare, si raggrumò e diventò coral. Prego, si accomodi. Stavo appunto raccontando la nascita del corallo, il mito di Perseo e Andromeda. Il corallo? Ed esattamente. Posso sapere che cosa ci fa una sartoria col corallo? Il saracino, il nostro amuleto. Quindi gioielli. Perché voi trattate anche gioielli. Commissario, la perquisizione. Ma noi consideriamo tutti i nostri prodotti dei gioielli. Sì, ecco, adesso io vorrei parlare d'altro. Vorrei sapere, suo fratello Gianluca Isaia, come faccio a trovarlo? Chi lo sa dove sta? Quello alla residenza... Sì, lo so, sull'aereo. Ecco, ma se malauguratamente suo fratello adesso fosse in volo, io come posso trovarlo? E se non troviamo Gianluca, possiamo provare col presidente della corporation. E certo, è uscito un altro adesso. Come posso trovare lui? Here I am. Piacere, Jim. Jim, è la polizia italiana questa. Stiamo indagando sui vostri traffici all'estero. It's called globalization. Noi la chiamiamo internazionalizzazione. Ma non sono mica una sprovveduta. Sull'asse Napoli-New York. Noi non siamo solo a New York. E lei? Noi esportiamo in Cina, in Russia, nei paesi arabi. Ah, in Cina, ho capito bene. Basso costo del lavoro, sfruttamento minorile... Nessun contributo. Noi facciamo tutto a casa nuovo. We call it internalization. Noi la chiamiamo internalizzazione. Ho capito. Adesso dove state, diciamo così, commercializzando? Konnichiwa, Alessandra. Also Jim, konnichiwa. E questo che ha detto? Ha detto buonasera. Alla faccia. Dove sta questo? Mochiro ima Tokyo no showroom desu. Ha detto in Giappone. Quindi state allargando il vostro mercato anche in Giappone? Noi non lo chiamiamo mercato. We call it customer. Se pensate a un mercato, pensate a un gruppo di persone che si assomigliano. When you think of the customer, you must think of the individual. Minna chigau ne. Minna chigau mono o kitai to omotteru shi. Chigau fuu ni yosoku. We call it made to measure. Noi la chiamiamo produzione su misura. Ma voi sapete il giapponese? No. E l'inglese? Non c'è bisogno. Facciamo questa perquisizione subito. Sentite? Ma chi è? E che ne è? Un gatto, che ne sa? C'è? È là, vedi? Capisco! Presto, sbavagliatela! Sbavaglia, sì! Delinquenti! Delinquenti! Mi hanno preso in sala riunioni! Stavo parlando! La strategia! Si calmi, parli! La strategia di comunicazione! La Mesaia parla in napoletano! Perché? Io non capiamo, che stai dicendo? No. Bello. No. Sì, questo sì. Ma questi qua sono uguali.
Perché il tessuto non si guarda, si tocca e si ama. Bravo Leonardo, si tocca e si ama perché la qualità per noi è la cosa più importante. Chi è che rappresenta la qualità? Il nostro uomo Isaia. Il nostro uomo Isaia è un uomo vero. Se ne combina una, la sua donna, peraltro bellissima, gli tira lo champagne in faccia. Ma lui si prende la sua responsabilità perché lui vive le emozioni. Lui, se ha da piangere, piange, non si vergogna, ma non perché è una femminuccia, perché è un uomo vero. Se ha un bambino con acqua spider, gli fa la pipì addosso, chi se ne frega, va bene lo stesso. E se lui deve prendere le misure, perché noi abbiamo anche il metro measure, che è una cosa che comunichiamo sempre e costantemente, le sue misure le prendono delle sarte bellissime. Lui è un uomo mediterraneo, parla in napoletano, perché noi parliamo in napoletano, perché l'UNESCO ha dichiarato che è una lingua ufficiale e quindi noi lo traduciamo in inglese e ce ne freghiamo dell'italiano perché noi parliamo napoletano. E questo il nostro uomo lo dichiara sempre, comunque, con la sua veridicità, perché è contemporaneo e lo possiamo vedere, perché quando ha voglia di piangere, piangere, lo trasmette, non si vergogna. Oppure quando qualcuno deve prendergli le misure, certo, perché il metro measure è il nostro fiore all'occhiello, c'è le sarte, per poi non parlare quando ha un bambino, e se un bambino gli fa la pipì addosso, chi se ne frega, perché lui è un uomo vero, è napoletano, mi dice, ma che fate, aiuto, 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 uomini veri di Stefana! La partita di pallone, il Napoli, non ci posso credere! Imbavagliatela! No, no, come imbavagliatela? No, voglio parlare! Ma tira, tira, tira! E tira! Ma tanto sta la frizione, non si spezza, va! Ho saputo che mi stava cercando. In sostanza, mi corregga se sbaglio, voi mi state dicendo che Isaia avrebbe reinterpretato la tradizione sartoriale napoletana per adeguarla alla figura di un nuovo gentleman, un uomo vero, appassionato della vita, tutto questo attraverso il culto della manualità, l'ossessione per i dettagli, il rispetto del tempo, l'attenzione alla vestibilità, la ricerca di un'eleganza non convenzionale, senza mai perdere l'ironia. Lei mi sta dicendo che voi siete la tradizione che incontra la contemporaneità. Dunque, qui a Napoli, fate tutto alla luce del sole. Che stai? Dove sta andando? Oh, mi sa, io penso che stai a Napoli a partita. Noi attendiamo naturalmente che venga battuto questo calcio di punizione. Sul piede, sulla palla, Specci, parte il tiro, rete! Rete! Maradona ha segnato! Magnifico calcio di punizione da parte della formazione napoletana. Il Napoli è passato in vantaggio proprio a circa 27-28 minuti dall'inizio del secondo tempo. Oh, mi sa. Ma siete proprio sicuri che era lui? Vi dicevo, non è mutata, continua ad attaccare sempre il Napoli, repliche della Juventus molto timide, comunque subito la Juventus rientra nella propria metà campo. Bellissimo loro sugli altri campi. Thank you.
Thank you.